Dal Vangelo di Marco. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta del fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 33esima domenica del tempo ordinario, la penultima dell'intero anno liturgico, che infatti si concluderà domenica prossima con la festa di Cristo Re. La fine dell'anno liturgico è l'occasione per permettere al Vangelo di darci un annuncio importante, non tanto quello sulla fine del mondo, quanto piuttosto quello sul fine del mondo, cioè sul senso del mondo, sul senso dell'esistenza di ogni essere vivente, della Chiesa, dell'umanità nella sua interezza. E perciò abbiamo letto un brano dal Vangelo di Marco che ci ha accompagnato per tutto quest'anno dal capitolo 13. Ma immediatamente vi sarete resi conto dall'ascolto, anche dal primo ascolto un po' superficiale, che il linguaggio di Marco è totalmente cambiato. Tanto era semplice, immediato, comprensibile nei capitoli precedenti, negli episodi che pian piano il Vangelo quest'anno ci ha narrato, tanto è complesso, difficile in questo capitolo. E in effetti, in questo capitolo, Gesù utilizza un linguaggio che in termine tecnico si chiama apocalittico. Questa parola, che si rifà al termine apocalisse, a noi fa pensare immediatamente alle tragedie più grandi, alle catastrofi più immense alle quali siamo abituati a pensare. E invece non è così, perché la parola apocalisse, nel suo significato originario, significa rivelare, togliere il velo. Quindi Gesù non ci sta facendo un annuncio di disgrazie, un annuncio appunto della fine, ma ci sta facendo un annuncio di speranza, ci sta indicando un mondo nuovo, un nuovo inizio, quello del mondo definitivo, quello del regno di Dio che lui è venuto a instaurare. Regno di Dio che non è un sogno, ma è una realtà che si è concretizzato prima di tutto nella vita stessa di Gesù e che man mano, anche attraverso la nostra collaborazione, si realizza anche nella vita di ciascuno di noi, della Chiesa e dell'umanità intera. Per questo abbiamo scelto questo angolo dell'Episcopio in cui conservo una immagine di San Vincenzo Ferreri, che è il patrono del mio paese di origine e che per la sua predicazione, per i toni che lui utilizzava nel suo annuncio del Vangelo, veniva chiamato proprio l'angelo dell'Apocalisse. Allora mettiamoci a confronto con questa pagina di Vangelo, per quanto essa possa essere complicata e difficile, dura per le nostre orecchie, e capiremo che quei tempi di cui parla il Vangelo sono questi tempi, i tempi che stiamo vivendo noi oggi,
così come sono stati anche i tempi di ieri e di l'altro ieri. Ogni stagione, ogni epoca, ogni tempo è questo tempo di cui parla Gesù. In effetti, guerre, distruzioni, terremoti, carestie, pandemie come quella che stiamo attraversando ancora pienamente noi oggi, non sono mai mancati. Poveri che premono da tutte le parti ci sono sempre stati. Sopraffazioni, contrasti ci sono sempre stati. Oggi ci dicono gli studiosi di sociologia che ci sono almeno 35 guerre sulla nostra terra. Oggi il clima è devastato come non mai. Oggi la terra è avvelenata come non mai. Quindi quei tempi sono questi tempi e in questi tempi Gesù vuole far risuonare il suo Vangelo di speranza, il suo Vangelo di salvezza, utilizzando questo linguaggio che noi dobbiamo decodificare. Cosa significa perciò che il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo? Gesù non sta parlando di ciò che succederà fra mezzo milione di anni, come ci dicono gli scienziati. Gesù sta parlando della fine dei regni dell'antichità, sta parlando della fine del paganesimo, il quale vedeva nel sole, nella luna e nelle stelle delle divinità. Sta parlando della fine dei re e degli imperatori dell'antichità, i quali pensavano a se stessi come a degli dèi, come a degli astri del cielo, dicendo che tutte quelle cose cadranno perché non erano fondate sulla roccia vera, che tutte quelle persone che hanno fatto di se stesse un Dio dovranno tornare con i piedi sulla terra accorgendosi di essere delle creature come le altre. Perciò il sole non darà più la sua luce, la luna non brillerà più e le stelle cadranno. Inizia l'annuncio del Vangelo, inizia un mondo nuovo, inizia una storia nuova. Se nel paganesimo c'era la sopraffazione fra le persone, se nel paganesimo c'era lo sfruttamento delle persone, se nel paganesimo c'era la schiavitù, c'era la liceità dell'omicidio, c'era poco rispetto fra persone, con il Vangelo tutto questo viene messo da parte. Si sta realizzando? Sì, in pienezza? Non ancora. Dobbiamo lavorare tutti perché ciò che il Vangelo annuncia, ciò che Gesù ci ha detto, possa davvero compiersi nella sua totalità e nella sua pienezza. Quindi anche oggi ci sono dolori e sofferenze, ma come disse Gesù anche durante l'ultima cena, non sono i dolori e le sofferenze della fine, ma sono i dolori e le sofferenze dell'inizio, sono i dolori e le sofferenze del parto. Disse Gesù durante l'ultima cena che una donna, quando deve dare alla luce un figlio, è nel dolore, è nella sofferenza, ma quando questo figlio viene alla luce, la donna non si ricorda più le sofferenze e il dolore del passato, perché è venuto alla luce appunto un uomo. Allora noi dobbiamo vedere queste sofferenze, questi dolori, come un nuovo inizio, come il parto, come un germoglio. Ecco perché Gesù ci porta anche l'esempio del fico. È dalla sapienza delle piante che noi dobbiamo imparare. E cosa ci dicono le piante? Che il freddo dell'inverno, quello che sembra la morte definitiva degli alberi, non è l'ultima parola, perché all'inverno succederà la primavera e alle piante che sembravano secche e morte durante l'inverno succederanno quelle stesse piante che troveranno la loro vita nuova, le loro foglie nuove, i loro germogli nuovi nella primavera. E ci fa l'esempio del fico, che è l'ultima delle piante a germogliare e che quindi, quando essa germoglia, non annuncia tanto la primavera, ma praticamente l'estate. E come dicevamo quando eravamo bambini, non vediamo l'ora che arriva l'estate. Dovremmo dire la stessa cosa anche nei confronti di questo tempo,
Non vediamo l'ora che arrivi il momento in cui, anche con la nostra collaborazione, il Vangelo possa realizzarsi nella sua pienezza. Fra l'altro, il fico, per la sua dolcezza, per la dolcezza dei suoi frutti, era l'albero sotto il quale i rabbini spiegavano e meditavano la parola di Dio, che doveva essere dolce al nostro palato, che doveva essere luce per i nostri passi. Quindi certamente non ci sarà più la luce del sole, della luna e delle stelle, degli dèi dell'antichità, ma ci sarà la luce della parola di Dio che ci guiderà sul nostro percorso. E se il sole e la luna non daranno più luce, se gli astri del cielo, le stelle cadranno, la parola di Dio, come ha detto Gesù nel Vangelo, rimarrà per sempre. Passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno. Allora è sulla parola che noi dobbiamo fondare la nostra fede. E se abbiamo visto cadere tante religioni nell'antichità, se abbiamo visto cadere gli dèi falsi e bugiardi, gli imperatori e i re che si credevano dèi, dobbiamo essere capaci anche di lasciar cadere le false immagini di Dio che ci siamo costruiti, i falsi aspetti della nostra religione che ci siamo costruiti. Dobbiamo tornare all'essenziale, a quello che non cade mai, a quello che è fondato sulla parola del Signore. E allora anche qui la parola che Gesù dice a proposito del fico ci è di aiuto. Quando il suo ramo diventa tenero, dobbiamo andare a riscoprire non il Dio giustiziere, non il Dio che punta il dito contro di noi, non il Dio cattivo che forse a volte ci è stato presentato da bambini, ma il Dio colmo di tenerezza, ricco di misericordia, che ci investe e ci avvolge con il suo amore, ricordandoci, come dicevamo anche domenica scorsa, che per amore ci ha creati e per amare ci ha creati. Allora il buio che arriva con il sole e la luna che smettono di dare la loro luce, con le stelle che cadono, sia per noi come quando facciamo la festa di compleanno. Quando arriva la torta, il momento clou della festa, si spengono le luci perché è la luce della torta, la luce delle candele, la luce della festa che si sprigiona. Così sia per noi, alla luce delle stelle, della luna, del sole che non ci sono più, subentri la luce di Gesù. Egli è la nostra festa, Egli è la luce che non finirà mai. E ricordiamoci, come ci suggerisce il Salmo responsoriale, che mia parte di eredità e mio calice è il Signore, cioè che il Signore è la nostra ricchezza e la nostra gioia.